sindaco di Napoli, anche se la persona è la stessa, ma si è rinnovata la carica, intesa sia in senso formale che in senso di energia. È chiaro, il primo passo è, come ho detto, è la giunta, ci sarà una prima fase di assoluta continuità e poi cerchiamo di accelerare il consolidamento dell'intera squadra, non prima di aver visto l'insediamento del Consiglio Comunale, aver approvato il bilancio, che è un atto politico assolutamente significativo che aspetta tutta la città. In questa prima fase sì, facciamo una valutazione della squadra attualmente che sta guidando insieme a me la città, quindi poi aspettiamo l'insediamento dei tre assessori che sono diventati consiglieri e poi dopo faremo immediatamente dopo la valutazione. Nel frattempo io farò le consultazioni, mi sono dato quel tempo, come vi ho detto, fino alla fine dell'estate, ma non escludo che per la giunta faremo molto prima, immediatamente dopo il bilancio. L'emozione è la stessa, le responsabilità di più, hai detto? La responsabilità è maggiore, perché quando ti confermano dopo che hai governato vuol dire che c'è una grandissima fiducia basata su atti concreti, non è solo la novità. Poi avverto che c'è un'aspettativa su Napoli, sulla città, su questa energia politica e popolare, su Luigi De Magistris molto forte, quindi qua è qualcosa di oltre, non è solo un voto amministrativo, qua si è messa in campo un progetto politico, un'azione politica che proietta Napoli molto lontano, ben oltre i propri confini. Ma Renzi e De Luca li hai sentiti? No, Renzi e De Luca non li ho sentiti, come vi ho detto. Una volta dopo la proclamazione farò partire domani mattina la lettera per il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione, alle quali chiederò un urgente appuntamento per illustrare loro Napoli, il progetto, quello che è accaduto, quello che sta accadendo e quello che noi vogliamo fare in cooperazione con quelle che sono le istituzioni rappresentative previste dalla Costituzione Repubblicana, appunto. Governo della Repubblica Italiana e il governo regionale.